temperatura impicchiata in Valtellina, il record a Livigno, meno 25 gradi. Domani, giornata più fredda, attenzione al ghiaccio sulle strade. Raccolta differenziata in aumento a Chiavenna con i nuovi sacchi dotati di codice a barre. Comune soddisfatto, cittadini divisi. Prodotto di montagna, presentato in Camera di Commercio il marchio che difende le produzioni specifiche. Il progetto varato in via sperimentale. Nuove emergenze nelle fasce deboli della popolazione. La povertà si insinua anche nei contesti più solidi. Si adegua la risposta dei servizi. Primo racconto dalla viva voce di Mirko Bertolina. Il fondista, di ritorno dalle Olimpiadi, confida. Grande commozione per Lino Di Mameli. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del notiziario di Telesondrio News. Il grande freddo è arrivato. Wuhan, il vento polare dalla Siberia, ha fatto crollare le temperature anche in Valtellina. Il giro resisterà almeno fino a giovedì. Vediamo. Wuhan è arrivato. Il vento gelido che giunge dalla Siberia, annunciato con largo anticipo dai meteorologi, ha fatto crollare drasticamente le temperature anche in provincia. Quelle più basse, come sempre, si sono registrate a Livigno. Questa mattina, infatti, il piccolo Tibet si è svegliato intorpidito dal gelo, ben 25 gradi sotto zero. L'area artica ha sferzato anche la Valfurva, con i meno 20 registrati nella stazione sciistica di Santa Caterina e tutte le altre località in quota. Temperature non così drastiche nel fondovalle, ma comunque al di sotto della media stagionale. Anche nel Sondrese è arrivata una spruzzata di neve che ha reso incantato il paesaggio vitato. Veste inusuale per gli alberi trapuntati di piccole stelle ghiacciate, con rami ricoperti di una glassa agghiacciata splendenti ai primi raggi del sole. Domani Wuhan è pronto a stringere la morsa. Basti pensare che a Sondrio sono previste una temperatura minima di meno 8 ed una massima di meno 4. Attenzione dunque alla formazione del ghiaccio sulle strade. La prefettura in tal senso ha già riunito sabato al tavolo le forze dell'ordine e gli addetti del settore per organizzare al meglio risorse tecniche ed umane al fine di prevenire eventuali emergenze sul fronte viabilistico. E la corrente siberiana è destinata a durare fino a giovedì, quando è previsto l'arrivo di aria più mite, che solo allora farà rialzare le temperature ed aumentare la formazione di nubi. Non sono escluse precipitazioni anche a bassa quota. A Chiavenna la raccolta differenziata è in aumento grazie al nuovo sistema di identificazione dei sacchi con codice a barre. Soddisfatta l'amministrazione comunale, ma non tutti i cittadini sono d'accordo. Vediamo. Dal 54,4% del 2017 al 62,37% del gennaio 2018. Da buoni risultati la riforma della raccolta dei rifiuti, adottata dal Comune di Chiavenna a partire dall'inizio dell'anno. Risale a circa 6 mesi fa l'inizio della sperimentazione della nuova metodologia di raccolta, sacchi dotati di un sistema di identificazione mediante codice a barre, grazie al quale è possibile risalire al soggetto conferente. Dal 1 di gennaio è scattato l'obbligo di utilizzo di questi sacchi e i primi dati riscontrabili per quel che riguarda la raccolta del mese di gennaio stesso sono molto positivi, nel senso che arriviamo ad una percentuale di raccolta intorno al 63%. A esprimere soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti anche l'opposizione consigliare, che ha fortemente condiviso l'introduzione dei nuovi sacchi dotati di codice a barre. Noi come commissione siamo molto soddisfatti dell'ultimo dato riguardo alla percentuale di raccolta differenziata, ossia quello del mese di gennaio che arriva a toccare il 62%. Questo dimostra una grande attenzione, un miglioramento da parte dei cittadini nella differenziata e ci rende soddisfatti in quanto il lavoro fatto come commissione con le recenti migliorie introdotte sta dando i suoi frutti. Risultati che però rimangono insoddisfacenti secondo Tiziano Gini, che nei mesi scorsi si era fatto portavoce delle lamentele dei chiavennaschi, riuscendo a raccogliere quasi 1000 firme con un'apposita petizione. Gini, nella giornata di sabato scorso, ha organizzato una protesta per esprimere il proprio malcontento nei confronti dell'amministrazione comunale, chiedendo le dimissioni del sindaco Luca Della Bitta. Nasce in via sperimentale il marchio prodotto di montagna. Oggi in Camera di Commercio di Sondrio è stato presentato il progetto che ha quale obiettivo primario la promozione dei prodotti agricoli in alta quota. Vediamo. In via sperimentale nasce il nuovo marchio prodotto di montagna. L'intesa è stata siglata oggi fra Camera di Commercio di Sondrio, Coldiretti e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
I promotori sono convinti che una definizione chiara della tracciabilità del prodotto possa ridare linfa al settore agricolo montano, da tempo soffocato da evidenti criticità, fra cui i costi sempre più ingenti, causati anche dall'isolamento territoriale. Per gli operatori della filiera, il varo del progetto è anche un'opportunità ed un banco di prova sul quale portare istanze e problematiche che reclamano, al di là dei proclami, risposte concrete. Un regime di qualità utile a rafforzare la distintività delle produzioni agricole fatte, prodotte, trasformate nelle nostre aree montane. È importantissimo che questo marchio possa essere utilizzato da tutti i nostri produttori, perché il consumatore, il cittadino consumatore, nella massima informazione anche delle produzioni di qualità dei territori montani, può trovare un elemento di forza, e quindi l'avvio di questa sperimentazione del marchio, che sarà facoltativo, potrà essere utilizzato da tutte le imprese che lo vorranno, serve innanzitutto a rafforzare, a tutelare meglio le produzioni agricole montane e il reddito dei produttori montani. Noi abbiamo visto che c'è una grande attenzione del cittadino consumatore a acquistare prodotti provenienti dalle aree montane del nostro territorio. Più noi rendiamo evidente le produzioni di montagna, più c'è un mercato potenziale assolutamente interessante, come è accaduto anche per altre realtà montane di altri contesti europei. Quando si fa un lavoro di anche marketing, comunicazione specifico sui prodotti, c'è anche una crescita oggettiva del mercato e una possibilità di redditività superiore per i produttori agricoli. Il presidente di Coldiretti Sondrio, Alberto Marzetti, si è soffermato sull'importanza di rivitalizzare anche la filiera bosco-legno. Un bosco pulito, ha evidenziato Marzetti, riduce notevolmente il rischio di dissesto idrogeologico. La povertà cambia volto nella città di Sondrio. Nel capoluogo nascono nuove emergenze che colpiscono fasce di ogni tipo. Vediamo. Sono 154 le famiglie bisognose residenti a Sondrio. Un dato pressoché costante negli ultimi anni, ma ciò che preoccupa è che la povertà oggi non colpisce più solo le categorie notoriamente più a rischio. La crisi, come evidenziato da Luca Verri, responsabile dell'ufficio di piano del capoluogo, è sempre più generalizzata e mina fasce fino ad ora mai toccate, soprattutto in contesti come il nostro, come quella degli anziani. I bisogni di conseguenza sono in evoluzione e le risposte devono adeguarsi. Sì, non ci sono grandissimi cambiamenti dal punto di vista numerico, dei numeri assoluti. Certamente ci sono modi diversi in cui si esprime la povertà. Certamente non è più una povertà concentrata per singole o diverse categorie di utenza, ma è una povertà più diffusa. È una difficoltà più diffusa delle famiglie ad arrivare alla fine del mese, che tocca persone di diversa età, di diversa provenienza. Certamente, come già era in passato, le famiglie che sono più in difficoltà sono le famiglie che hanno figli minori, spesso se sono famiglie appunto numerose con tanti figli minori. Per intercettare al meglio le emergenze è stata istituita una rete fra pubblico e privato. Fra le necessità venute a galla, il rafforzamento dell'aiuto alimentare e dell'attivazione di un dormitorio pubblico. Per una lettura dei bisogni, ovviamente non ci limitiamo all'osservatorio del servizio pubblico, ma sono anni che collaboriamo con molte organizzazioni di volontariato e con molte organizzazioni che lavorano proprio sul tema della povertà, come il Centro d'Aiuto alla Vita, la Caritas, la Croce Rossa, la San Vincenzo, altre organizzazioni che si sono affacciate anche più recentemente, come l'organizzazione che gestisce una mensa per poveri. Con tutti loro facciamo un'analisi appunto un po' della povertà, e alcuni bisogni che sono emersi sono proprio quelli di condividere maggiormente la conoscenza e le strategie di intervento. Da qui sono nate collaborazioni importanti, l'ultima è la partecipazione tutti insieme ad un bando regionale sul volontariato, proprio per mettere in comune risorse ed esigenze di intervento. Ed ora invece parliamo di sport, con le impressioni a caldo di Mirko Bertolina, il fondista di Valfurva, di rientro dalle Olimpiadi di Pyeongchang. Vediamo. Sono occhi ancora carichi di emozione quelli di Mirko Bertolina, il fondista azzurro di Valfurva, reduce dalle Olimpiadi di Pyeongchang.
lo ritroviamo sulla stessa pista in cui l'abbiamo incontrato 3 settimane fa, prima della sua partenza verso i giochi coreani, pronto a ripartire da dove è nato il suo sogno a 5 cerchi. Per lui è arrivato al 44esimo posto nella 15 km a tecnica libera. Non di certo il risultato sperato, ma senza dubbio il punto di partenza per gettare le basi del futuro. Le gare sono andate discretamente bene, nel senso che come posizione mediocre, però ovviamente là l'appuntamento che arrivano tutti al top della forma e non sono riuscito a prepararle proprio al meglio, però dai, vediamo i lati positivi. È stata bella, una bellissima avventura. Le cose che mi hanno emozionato di più sono state la cerimonia d'apertura e poi ascoltare l'inno di Mameli con l'oro di Arianna Fontana. È stato le emozioni più grandi. Nel frattempo il resto della Valtellina si prepara ad accogliere i suoi campioni. Le prime ad essere festeggiate saranno Martina Valcepina e Lucia Peretti, compagni di squadra d'argento insieme ad Arianna Fontana nella staffetta dei 3.000 metri di short track. L'appuntamento è alle 20.30 presso il piazzale della Levissima di Val di Sotto. La plurimedagliata di Berbenno, vincitrice di ben 3 allori, oro nei 500 metri, argento nella staffetta e bronzo nei 1000, sarà invece portata in trionfo dai suoi fan sabato pomeriggio alle 16.30 presso la palestra comunale. Continua la battaglia a difesa della sanità di montagna. Sabato a Morbegno il comitato locale ha promosso una serata di incontro con amministratori locali e candidati regionali, molti dei quali non hanno però risposto all'appello. Vediamo. Amministratori locali e candidati regionali disertano in larga parte l'incontro con i membri del comitato Salviamo la nostra sanità, attivo da quasi un anno per proteggere il presidio ospedaliero di Morbegno. L'invito alla serata di confronto, svoltosi sabato scorso, era stato inoltrato a tutte le forze dell'agone politico, ma, nonostante il richiamo a partecipare fosse stato inoltrato con largo anticipo, solo la metà dei candidati alle elezioni regionali del prossimo 4 marzo si sono presentati all'incontro. Assenti quasi del tutto anche i 22 amministratori comunali del mandamento di Morbegno, che pure hanno elaborato con il comitato cittadino i 5 punti irrinunciabili attorno ai quali si è svolto il dibattito della serata. Questa serata è stata soprattutto improntata, anzi solamente improntata, su quello che per noi sono i 5 punti fondamentali di questo documento, ovvero la creazione di un pronto soccorso alpino H24, la riapertura della riabilitazione cardiologica, della medicina generale, il potenziamento fino a 20 posti dell'hospice e anche, se vogliamo, la riapertura del centro odontostomatologico. Candidati e amministratori presenti hanno condiviso, con alcuni piccoli distinguo, i punti fermi avanzati dal comitato, forte delle 18.000 firme raccolte tra i cittadini. La serata è stata organizzata ad un anno esatto dall'inizio del presidio, che ebbe la durata di 5 giorni, che i morbegnesi avevano organizzato all'esterno dell'ospedale. Siamo qui, ancora dopo un anno, a rivendicare che queste 18.000 firme devono essere prese in considerazione in regione, qualsiasi forza politica poi vinca e ci sia dopo il 4 di marzo, e noi ci saremo ancora, continueremo il nostro percorso proprio perché teniamo tantissimo al discorso sanità, che per noi è il discorso prioritario e dovrebbe esserlo per tutti. Ed ora l'appuntamento con il nostro speciale approfondimento dedicato alle elezioni. Questa sera spazio a Liberi Uguali e Forza Nuova. Vediamo. Daniele Farina, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale di Sondrio, Lecco e Como con lo schieramento di Liberi Uguali, in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo individua sulla propria rotta programmatica alcune tematiche, prime tra le quali quelle dei diritti, del reddito delle famiglie, del lavoro e della sicurezza del territorio. Bisogna cambiare il paese, c'è una grande esigenza di cambiamento, mi sembra che altre forze politiche, quando ne hanno avuto la possibilità, perché molti di questi hanno governato negli anni passati e ancora prima, non lo hanno fatto. La diseguaglianza è cresciuta, la crisi ha mangiato i diritti, ha mangiato il reddito delle famiglie. Tra i punti programmatici di Liberi Uguali, l'abolizione delle tasse universitarie per gli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito.
Suscita grande scandalo che abbiamo proposto l'abolizione delle tasse universitarie, ma un tempo, diciamo, queste erano le cose di cui parlava la sinistra e quelle che la Costituzione garantiva. E oggi sembra uno scandalo, ma quando abbiamo ottenuto tutti quanti la sanità, il diritto universale alla salute, questa è sembrata una grande conquista. Immigrazione in primo piano, sicurezza, ma anche diritto alla casa e al reddito, difesa delle piccole imprese e viabilità. Questi temi al centro della campagna elettorale di Forza Nuova, fiamma tricolore Italia agli italiani. In campo per il Senato, in vista del voto del 4 marzo, Salvatore Ferrara. I nostri punti salienti del programma sono i diritti sociali per gli italiani, la resistenza etnica, la difesa degli italiani, casa e lavoro agli italiani, dal momento che assistiamo oggi a un razzismo verso gli italiani, fomentato dalla tolleranza e il buonismo verso gli immigrati, mentre invece si dimenticano i nostri anziani e i nostri giovani. Quindi Italia agli italiani si rivolge a chi, soprattutto nelle periferie, è stato abbandonato dallo Stato, dalle istituzioni e che vuole una risposta concreta, come facciamo noi 365 giorni l'anno con la nostra politica attiva nelle strade. Ed ora invece spazio ai risultati delle partite di calcio disputate nella giornata di ieri dalle squadre valtellinesi. Vediamo. Come ogni lunedì vediamo i risultati calcistici del weekend appena trascorso. Partendo dal campionato d'eccellenza, si è giocata la settima giornata del girone di ritorno. Casatese Rogoredo Albino Gandino 2-0, Brugherio Arcellasco 1-1, Cernusco Merate Caprino 0-2, Nibbiano Giono Cisanese 1-1, Trevigliese Luciano Manara 1-1, Vimercatese Oreno Mapello 2-2, Sondrio Mariano Calcio 4-2, Verdello Villa Dalmè 2-3. Ben saldo in prima posizione il Sondrio, che raggiunge quota 51 punti. In promozione, settima di ritorno, Menaggio Biassono 1-0, Viberonchese Casati Arcore 1-0, Barzago Cinisello 1-0, Colico Derviese Concorezzese 1-2, Speranza Grate Costa Masnaga 4-1, Lissone Dipovi Mercatese 2-1, Villa Ponte Lambrese 1-3, Real Milano Pro Lissone 0-0. Colico Derviese in quinta posizione in classifica con 35 punti. Anche in prima categoria, settima di ritorno, Civate Aurora 0-3, Calolzio Corte Berbenno 2-1, Veduggio Dubino 0-1, Alta Brianza Tavernerio Grosio 4-2, Besana Fortitudo Mandello 3-0, Cosio Valtellino Missaglia 1-0, Arcadia Dolzago Olimpia Grenta 0-0, Cornatese Olympic Morbegno 1-1. La classifica al primo posto 48 punti, Alta Brianza Tavernerio 41, Aurora 40, Arcadia Dolzago 38, Calolzio Corte 34, Cosio Valtellino 32 punti per Missaglia, Berbenno, Besana Fortitudo e Olympic Morbegno, 28 per Grosio e Olimpia Grenta, 22 Veduggio, 21 punti Cornatese e Dubino, 14 Civate, 13 punti Mandello. Seconda categoria, settima giornata di ritorno, Tiranese Albosaggia Ponchiera rinviata, Bellagina Chiavennese 2-3, Talamonese Cortenova 2-0, Altolario Pontese 2-0, rinviata anche la partita Bormiese Dongo 2-2, Nuova Brianza Sportiva Valchiavenna e Ardenno Buglio vittoria 1-1. In classifica 38 punti per Chiavennese e Cortenova, 30 Talamonese e Bormiese, 28 Altolario, 26 Vittoria, 23 Albosaggia Ponchiera, Tiranese e Pontese, 20 Bellagina, 19 Valchiavenna, 18 Ardenno Buglio, 17 Dongo, 13 Nuova Brianza Sportiva. Infine la terza categoria, quinta giornata di ritorno, Prata Calcio Piantedo 2-3, rinviata la partita Valmalenco Polisportiva Villa, Penta Piateda Sondalo 3-1, Berbenno Livigno 0-2, Sondriese Valmasino 2-1, riposava il Delebio. Penta Piateda in prima posizione 25 punti, 23 Piantedo e Valmalenco, 19 Delebio, 16 Valmasino, 13 Polisportiva Villa, 10 Livigno e Pratacalcio, 9 Sondriese, 7 Sondalo e poi c'è il Berbenno fuori classifica. E con i risultati sportivi si chiude il nostro notiziario. Vi auguro buona serata e risentirci alla prossima edizione.